dottor Mansuoli anche questa volta non c'è perché è tutto preso dalla realizzazione del suo business. Vabbè, vediamo quanto la cosa durerà. Noi siamo qui per cercare, dico cercare perché non ci sono mai stato e quindi non so neanche se la troveremo, l'eremo di Sanselmo, una chiesa rupestre medievale. Allora, la zona è questa. Qui intanto già vediamo questo bellissimo arco fatto in tufo che introduce in un qualche ambiente che non so cosa sia, ma andiamo avanti, vediamo se c'è quello che cerchiamo. Oh, qui vedo un'edicola all'interno dell'arco dedicata alla Madonna, ma evidentemente non è questa. Ora vediamo un po' l'arco messo Saggio insieme, piuttosto se andiamo malvagio, avanti. come vedete c'è stato qualche movimento franoso, abbiamo diciamo una piccola scarpata tufacea che sembra crollata, abbiamo un cunicolo, qui vediamo l'arco visto dalla parte opposta. Dove andiamo? Ecco, allora qui possiamo scendere, ma non so se sia il caso perché ho l'impressione che dovrebbe essere appunto in questa zona più alta, come del resto dovrebbe essere naturale, e anche perché andando in fondo non vedo nient'altro, qui a parte questo cavalluccio a dondolo erratico, è qualcosa di vagamente, come dire, vagamente estemporaneo. Vediamo un po', vediamo, sì. Andiamo in questa Siamo direzione. sempre alla ricerca dell'eremo di Sanselmo, non vorrei fare come Colombo che cercando le Indie trovò l'America. Qui c'è questa costruzione che non saprei ben definire, avviciniamoci, è una specie di torretta di no, ecco, è un deposito d'acqua, a giudicare da quello che c'è sotto dovrebbe essere una sorta di deposito ad uso per l'irrigazione. Vedete, suggestivo comunque. Ecco, il dottor Mazzuoli non risponde neanche al telefono, probabilmente sta facendo la siesta come al suo solito. Io sono qui in mezzo ai rovi, tra l'altro ci sono anche un sacco di insetti tipo vespe, vesponi, direi anche abbastanza pericolosi. Ecco, ora le ortiche e i rovi sono quasi vaccinato, alle punture di insetti non ancora, speriamo di non doverlo Allora, sperimentare. Bene, anzi male. Ci è andata a buca, anche questa volta, il dottor Mazzoli non risponde, fa la siesta. Qui non c'è traccia di chiese rupestri o romitori, c'è solo questa grotta che, per quanto interessante, non è quello che cerchiamo. Vediamo la grotta col solito, la solita colonna risparmiata, piena di immondizia, niente. Non ci rimane che intraprendere la strada del ritorno. Noi con le chiese rupestri non siamo molto fortunati, ne troviamo una su quattro. Rivediamo qui l'inquietante addobbo ludico di qualche bimbo errante del cavalluccio dondolo, anzi con le ruote. Rivediamo il bell'arco in tufo, rivediamo la galleria, ma nient'altro. Cari amici, per questa volta va bene così. Allora, Chiudiamo qui un particolare finale. Non vi è ovviamente alcun tipo di segnaletica che indichi dov'è il nostro sito. Google Maps mi dice che è qui, ma qui non c'è nulla. C'è solo una segnaletica abbastanza inquietante, sulla quale vi invito a riflettere. Ecco, mi chiedo a chi venga mai in mente, a chi possa venire mai in mente di venire a cacare qui e perché. Con questo dubbio amletico ci vediamo alla prossima siamo uscita. ancora a Civite Castellana, siamo ancora alla ricerca dell'eremo di Sanselmo, questa volta con qualche indicazione in più, ma dubito comunque che lo troviamo con certezza. L'indicazione in più è questa curiosa palazzina eclettica
che vedrà alle mie spalle, che secondo le indicazioni ricevute dovremmo lasciarci alle spalle. Poi casomai al ritorno gli dedicheremo una maggiore attenzione per vedere di cosa si tratta. Quindi per ora proseguiamo lasciando alle spalle questa palazzina, devo dire, nel complesso niente male. Dobbiamo raggiungere una rupe tufacea a strapiombo sulla forra e l'eremo dovrebbe trovarsi a mezz'aria sulla facciata tufacea. Voi direte, come ci si va? Ecco, pare che ci sia una corda con cui calarsi. Ora io non sono un funambolo, non so esattamente se riuscirò a entrare in questo modo, ma comunque siamo qui e ci proviamo. Nel caso dovesse verificarsi qualcosa di irreparabile, questo video documenterà le ultime fasi di questa ricerca. Sto casseggiando, tranquilli, tutto si svolgerà nel miglior modo e con la massima sicurezza. Beh, la forra, come potete vedere, in effetti è da paura. Guardate che è autentico scapicollo, in parte franato, vedete in fondo a 100 metri più in basso il fosso, e noi dovremmo calarci qui, noi in senso maiestatis. Diciamo che cerchiamo un punto migliore. Anche qui sembra che siamo un po' lontani dall'accessibilità, e anzi soffro anche un po' di agorafobia, meglio per me che mi allontano. Quindi niente, dove cazzo sarà questo ingresso? Perché ci deve essere una sorta di ingresso, lo troveremo. Pensate, lo troveremo qui. Ecco, qui penso che neanche a volo d'uccello si può andare, eh? Sempre peggio. Andiamo avanti, tra l'altro c'è questa amena valletta, vedete? Molto gradevole. Dietro c'è la costruzione di cui parlavamo. E qui troviamo la forra, spaventosa, ma non troviamo, come al solito, l'accesso. Buca. Siamo scesi in parte nella scarpata. C'è un orrido pericolosissimo, si scivola da un casino, non ci sono rami sicuri a cui trattenersi, veramente è troppo grosso il rischio di precipitare verticalmente. E comunque non ho visto eremi né tantomeno corde con cui calarsi, per cui andiamo avanti. Qui abbiamo qualche segno di civilizzazione, vale a dire un mezzo muretto, un mezzo archetto, che sia questo il posto che cerchiamo. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo un muretto, abbiamo l'archetto. Oddio. Scapicollo anche qui, non vedo le corde, non vedo come tecnicamente si possa. Oh, a che gioco giochiamo? Vabbè, qui la tomba falisca, come vi dicevo, la terza volta che lo dico, sommersa dalla vegetazione, non è il caso di entrarci. Questa è la porta di accesso a questo luogo, a questo sito, con due colonnine dove c'era un cancello, probabilmente c'è un'altra grotta. Sopra ci sono dei residui di muri, muretti in parte franati. Vediamo dove ci porta questo ulteriore scapitello. Direi che è interessante anche questa grande tomba o grotta, non saprei. Vedete, bassa ma piuttosto estesa. Non è quello che cerchiamo, per cui scendiamo. Abbiamo ancora seguito uno pseudo sentiero, come vedete, che potrebbe anche non portare da nessuna parte, come in effetti è probabile, ma siccome l'erba era completamente acciaccata, vuol dire che qualcuno di proposito lo ha realizzato, per cui siamo arrivati qui, non so come definirlo, ma davanti a noi c'è un elemento
estremamente inquietante che ora inquadro, un cancello. Che ci fa un cancello qui? Secondo voi è possibile che noi abbiamo un cancello e non entriamo? No, non è possibile, per cui accada quel che accada, entriamo. Entriamo, cancello spalancato e ci troviamo, devo dire, in una bellissima tagliata. Niente male questa tagliata. Non so dove porta, a cosa serva, ma certo colpo d'occhio è notevole. La vedo per la prima volta insieme a voi, la inquadro. Davvero notevole, magari se non troviamo l'eremo, però vale la pena vederti questa tagliata. Poi farò qualche foto. Andiamo avanti. Dove siamo? Dove siamo? Boh. Allora, qui la tagliata sembra anche terminare. Questo non ci voleva, perché in qualche modo mette in disordine i nostri piani. Oh, lassù vediamo delle cavità. Qui c'è. Oh, molto bene. Qui c'è una bella tomba. Dico tomba perché, come vedete, è una tomba a casetta scavata nel tufo con Come tanto, di vedete, volumen. è una tomba a casetta. Anche in questo caso mi guardo bene dall'entrarci dentro, intanto perché è totalmente buia, totalmente interrata. Mi accontento di apprezzare l'architettura esterna. C'è anche una mezza iscrizione in italiano. A, E, C, Coco, vabbè, non lo so. Andiamo avanti. Il posto merita. Dunque, guardate che bello. Non so se si apprezza perché c'è poca luce e in mezzo alle macchine non vengono ben le riprese. Qui non vedo nulla. Da qui si può risalire sopra. Oh, di là c'è qualcos'altro di inquietante. Cos'è? È un'alta grotta chiusa da una porta. Può esserci una porta che noi non violiamo? No. Per cui andiamo a vedere cosa c'è dentro. Anche qui sembra niente di rilevante, forse una tomba con delle banchine laterali, in fondo qualcosa che però adesso non mi metto a guardare perché non siamo qui per questo. Niente. Temo che, nonostante la bellezza di questo posto, il commento finale non possa essere che uno. Vale a dire, Siamo buca dopo fatiche inenarrabili, dopo aver attraversato tagliate, fossi, ponticelli, ruderi, tombe, falische, pozzi, ci siamo. Eccolo qua il l'eremo. Ora il problema è come scendiamo giù, il problema. Lo vediamo dall'alto qui. Il problema è come si scende e non ne ho idea. Cerchiamo di aggirarlo, dai. Cari amici, siamo arrivati all'ultimo metro, l'eremo l'abbiamo trovato, eccolo, lo vedete qua sotto, quelle sono le scale di accesso, qui c'è la grotta, là c'è quello che pensiamo un pozzo, è una presa d'aria e forse anche d'acqua a servizio dell'eremo stesso, ma non c'è verso di calarsi, nel modo più assoluto. Ho tentato in tutti i modi, rischiando anche notevole perché l'eremo è scavato proprio sulla facciata del costone e non c'è lo spazio, non c'è nessun appoggio per poter riuscire ad arrivarci. Mi spiace, con grande dispiacere, ma dobbiamo rinunciare. Resta la soddisfazione di averlo trovato, ma certo mi sono strofinato dappertutto, ma vedete? C'è uno strapiombo immane e non. Certo,
Certo, vale la pena rischiare, ho cercato di calarmi lì in quel punto, ma poi dovevo saltare e il salto è talmente stretto che si rischia di rinculare davanti e precipitare nell'orrido. Oppure ho tentato di scendere qui, ma qui è altissimo, anche se non sembra, e c'è da fare un salto di un paio di metri con il rischio di fracassarsi su quel costone roccioso. Non c'è un appiglio, non c'è una corda, non c'è una sporgenza, non c'è un ramo, non c'è niente di niente che possa consentirci di andare. Laggiù però delle corde, ma non so cosa servano, perché quando uno è arrivato lì è arrivato e certamente le corde non gli servono. Va bene, buca, si rinuncia. Arrivederci a tutti.